Il tentativo di comunicare laddove nessuna comunicazione è possibile è soltanto una volgarità scimmiesca o qualcosa di orrendamente comico come la follia che fa parlare coi mobili. Per l'artista che non si muove in superficie, il rifiuto dell'amicizia non è soltanto qualcosa di irragionevole, ma è un'autentica necessità. Poiché il solo possibile sviluppo spirituale è in profondità. La tendenza artistica non è nel senso dell'espansione, ma della contrazione. E l'arte è l'apoteosi della solitudine. Non vi è comunicazione poiché non vi sono mezzi di comunicazione.